Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come si fa l'effetto torcia umana dei Fantastici 4. Vi anticipo che con questo tutorial non riuscirete a creare un effetto speciale come nel film, perché noi lavoriamo sul bidimensionale e loro lavorano sul tridimensionale. E partiamo subito con un'anteprima. Non vi dirò come si mette il ta-ta-ta finale perché è un po' complicato e troppo manuale e lungo. E vi dico solo come si fa la torcia umana. Io direi che possiamo iniziare. E quindi noi prendiamo il nostro video, lo trasciniamo così in una nuova composizione. Questo video che è pieno di errori lo metto via e prendo questo già tagliato con la parte che mi serve. Non ho fatto niente di particolare, vedete, è solo il video così. Faccio un po' di zoom, vedete così. Allora, per prima cosa possiamo mettere la fiamma, ne posizioniamoci all'incirca qua e andiamo in tracciatore, che se non avete andato in finestra, tracciatore qua in fondo, e sto registrando, sì, con il video selezionato facciamo traccia movimento. Spuntiamo sia posizione che rotazione, andiamo in vista risoluzione piena e aspettate che fa un respring. Intanto noi prendiamo questi tre punti di traccia e cerchiamo dei punti che possono all'incirca essere distinti, diciamo, e con queste aree di ricerca definiamo dei punti nel quale lui dovrà ricercare, appunto, di fare il tracciamento. Quindi per esempio questo lo possiamo rimpicciolire, questo così, andiamo avanti di un fotogramma solo. Ecco, vediamo che già è sballato perché è praticamente tutto in movimento e noi possiamo cercare di allinearlo allo spazio tra le dita per così, vedete, tipo qua possiamo anche andare un po' in giù, tanto non interessa solo la rotazione. Dopo la posizione la possiamo sempre modificare dopo con i fotogrammi chiave, vedete. Allora, ecco, un'altra volta non funziona, quindi noi li spostiamo così. Possiamo anche modificare i tracciatori come vogliamo, vediamo, ecco, non vanno ancora bene. Questo adesso lo mettiamo qua, questo qua, ecco. E dopo un po' che vediamo che resta nel punto giusto, possiamo tranquillamente fare e ci traccerà in modo automatico tutto il movimento. Una volta fatto il nostro tracciamento, facciamo nuovo tasto destro, nuovo livello, oggetto null. L'oggetto null, se non lo sapete, serve per immagazzinare, diciamo, fotogrammi chiave. Modifica destinazione, il null che abbiamo appena creato, nel mio caso è il terzo. Applica x e y, ok. Possiamo vedere che questo null praticamente ha la posizione e la stessa rotazione della nostra mano. Allora, ora importiamo la nostra fiamma, che vi lascerò in descrizione. No, non è importante sopra o sotto il null, ma è importante che è di Detonations Film. Non voglio che dite: ah, ma non l'hai fatta te. No, questa è di Detonations Film. Tagliamo la parte che non ci serve. Tasto destro, modalità di fusione, mettiamo aggiungi. Andiamo nel punto dove dovrebbe apparire. Allora, qua circa. Mettiamo qua. E la posizioniamo così, vedete. Premendo anche R qua sulla timeline, possiamo ruotarlo quanto ci pare e posizionarlo dove vogliamo. Poi con la gerarchia lo colleghiamo così all'oggetto null. Se andiamo avanti, vediamo che non è fatto molto bene, perché il nostro tracciamento non è venuto benissimo. Quindi andiamo in un punto così e lo spostiamo, ok? Se andiamo indietro, un punto dove, ecco qua. Qua va bene, ok. Fotogramma chiave per la posizione. Andiamo indietro, qua lo spostiamo qua. Andiamo indietro, non c'è più. Sì. C'è un pochino. Vedete?
Ora, se andiamo avanti, vediamo che all'incirca, ecco così, perfetto. A questo punto prendiamo il video e lo tagliamo. Per rendere l'apparizione migliore possiamo effettuare un lavoro con l'opacità. Quindi ci posizioniamo qua. Anche se qua il video, ecco, possiamo allungare un pochino il video così, adattamenti vari. Fotogramma chiave per l'opacità allo 0%. Andiamo di 2 fotogrammi dopo e la mettiamo al 100%. Andiamo alla fine, in un punto dove dovrebbe essere spenta, tipo questo, la mettiamo a 0. Andiamo in un punto dove dovrebbe essere ancora accesa, tipo questo, e la rimettiamo a 100. Per farvi capire quello che abbiamo fatto, seleziono l'opacità e attivo l'editor grafico. Si accende così e va giù così, però queste interpolazioni sono troppo nette, diciamo. Quindi selezioniamo tutti i fotogrammi chiave così, e con questo qua, regolazione automatica oppure F9, facciamo questa specie di linea. Non è che si noterà molto, però sono piccoli dettagli che servono a migliorare il video. Ora andiamo tipo qua, dove deve all'incirca iniziare il video. E cosa facciamo? Facciamo CTRL D sul video di base, tasto destro e precomposizione, sposta tutti gli attributi in una nuova composizione, apri nuova composizione e la chiamiamo soggetto tutorial, perché ho già una composizione chiamata così. Poi cosa facciamo? Facciamo di nuovo CTRL D e andiamo in un punto dove c'è lo sfondo vuoto. Quindi poi tasto destro, tempo e blocca fotogramma. Torniamo nel punto dove dovrebbe iniziare per poterci vedere meglio, e in quello sopra facciamo tasto destro, metodo diffusione e differenza. Vi dico già che questo metodo l'ho imparato da un americano che fa dei video davvero molto buoni e mi ha aiutato all'inizio. Comunque è un metodo che vi consiglio se volete ritagliare, separare diciamo un soggetto. Possiamo riselezionarli, tasto destro, precomposizione, e lo chiamiamo bianco e nero. Perché bianco e nero? Perché adesso andiamo in questa composizione così, facciamo cerchiamo tonalità, saturazione, lo applichiamo, saturazione composita, la portiamo a 0. Poi cercando l'effetto livelli in correzione colore, dobbiamo tramite questo istogramma spostare tutti i valori più che possiamo, ripeto, in questo modo, cercare di rendere il soggetto più bianco possibile. Possiamo, volendo, anche applicare più volte l'effetto livelli. Ok, arrivati qua, vediamo che questa parte non riusciamo a toglierla tramite i livelli, quindi prendiamo la penna e con il livello selezionato facciamo una maschera che elimini, diciamo, solo l'essenziale. La maschera deve essere così. Maschera 1, mettiamo sottrai. Magari possiamo anche spostare qualche punto per ottenerla così. Perfetto. Ora applichiamo un effetto che si chiama sfocatura veloce e la portiamo all'incirca 20. Sì, direi che 20 va bene. Ora, se torniamo indietro in questa precomposizione, che possiamo rinominare torcia umana, vediamo che è così. Noi dobbiamo riduplicare il video di base con CTRL D, attiva disattiva switch modalità, e nel livello di base sotto il soggetto tutorial, mascherino traccia, mascherino luminanza, mettiamo, li selezioniamo entrambi, tasto destro, precomposizione, e la chiamiamo uomo di fuoco. Vediamo in questa composizione che abbiamo il nostro soggetto praticamente.
tornando in questa composizione, cosa dobbiamo fare? Salvate il progetto e chiudete After Effects. Vi lascerò in download questo qua, che è un preset di After Effects, e per installarlo andate in computer, disco locale, non so quale avete, utenti, l'utente che state usando, documenti, Adobe After Effects, la versione che state usando, user presets, e ce lo trascinate dentro. Una volta trascinato, riaprite After Effects e se cercate qua torcia umana, vi ritroverete questo preset. Lo applicate su uomo di fuoco e vedete che l'effetto è già abbastanza buono. Ora possiamo andare a modificare un po' l'intensità del bagliore, che per me è un po' troppo elevata. Il colore B del bagliore lo mettiamo a un rosso più scuro. Ora sembra molto di più torcia umana, si può dire. Adesso per creare l'interpolazione da così da niente alla trasformazione, ci posizioniamo in un punto dove dovrebbe essere trasformato, apriamo bagliore e attiviamo fotogramma chiave per intensità bagliore, per sfocatura in sfocatura veloce e blend with original di CC Toner, che è quello che fa l'effetto maggiore, vedete? Andiamo in un punto tipo questo, dove non deve essere, e blend with original lo portiamo a 100, sfocatura la portiamo a 0 e intensità bagliore a 0. Facendo questo sarà così. Ora possiamo, volendo, fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi selezioniamo tutti i fotogrammi e F9 per avere l'interpolazione più lineare, vedete? Volendo possiamo anche fare un po' di zoom, selezionare gli ultimi fotogrammi chiave, spostarli quanto vogliamo. Facciamo la luce. Per fare la luce facciamo tasto destro, nuovo, tinta unita, mettiamo un colore così, giallo molto chiaro, nome, luce, crea dimensioni composizione, facciamo ok, togliamo la visibilità e facciamo una maschera con il livello selezionato nei punti dove ci dovrebbe essere della luce, senza essere troppo precisi. Anzi, non dovete assolutamente essere precisi. La mia è una cosa abbastanza indicativa, cioè voi potete anche tipo togliere un oggetto. Vabbè, lasciamo stare. Ridiamogli la visibilità. Maschere, maschera 1. Sfumatura maschera la aumentiamo tantissimo. Io qua ho messo, metto 400. Deve essere davvero molto sfumato. E andiamo in un punto dove la trasformazione non è presente, o quasi, tipo qua, e attiviamo opacità maschera, lo portiamo a 0. Andiamo un pochino più avanti, tipo qua, e non la portiamo a 100, la portiamo a solo un pochino di più, tipo 30-33, così. Se voi volete annullare, diciamo, la trasformazione in seguito, basterà riattivare un fotogramma così a 33 e qualche fotogramma dopo a 0, vedete, dopo ci sarà così. Se volete togliere anche la trasformazione dal soggetto, fate la stessa cosa ma con la sfocatura veloce, intensità bagliore e blend with original. Ultima cosa che possiamo fare è andare nel progetto, prendere questa torcia umana e trasciniamo in una nuova composizione. Andiamo nel punto dove ci dovrebbe essere la fiamma piccolina e applichiamo questo suono accensione. Facciamo LL, andiamo in un punto così e applichiamo questo chic che vi lascerò sempre in descrizione. Questo vi lascerò questo suono AAA, che è quello che avete sentito preso così com'è dai Fantastici 4. Voi potete anche non metterli fuochi perché non è proprio necessario. Andiamo tipo qua
e dobbiamo solo allineare il suono. Una cosa che non ho fatto è tagliare in torcia umana la precomposizione, perché se noi andiamo in base, vediamo che base finisce all'incirca qua, quindi noi prendiamo l'area di lavoro così e tronca composizione secondo area di lavoro. Stessa cosa la dobbiamo fare qua, e ovviamente il mio video è venuto molto corto, quindi sincronizziamo bene la traccia e diamo un'anteprima. Ok, il video l'avrei dovuto fare più lungo, ma tempo e voglia e memoria. Vi ricordo che i valori di tutti gli effetti che vi do sono sempre indicativi, voi potete sempre andare a modificare quello che volete. Io vi dico solo come fare. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi piaccia. Trovate tutti i download in descrizione. Iscrivetevi al canale, magari cliccando qua. E se volete date un'occhiata anche alla mia playlist di tutorial su After Effects cliccando qua. Ci vediamo al prossimo video.